Eccoci! Madonna, spero che l'audio sia buono perché qua qualcuno ha toccato l'ultima volta, però vabbè, dai, vabbè. Buonasera, lo so, sono un giorno di ritardo, però alla fine ce l'abbiamo fatta lo stesso. Intanto è partito Silvio Gunner, come al solito, no, no, è sempre Game and Sound. No, dicevo appunto, la live doveva esserci ieri sera, perché era giovedì, con Sackboy, però per varie cose, uscite impreviste, cazzi e mazzi, bla bla bla, insomma abbiamo deciso di posticipare, io ho deciso di posticipare e recuperare oggi, tanto alla fine non cambia niente, almeno a me. A voi mi spiace se non riuscite a seguirla in diretta, o comunque avrete la differita appena sarà finita la live qui su Twitch sempre. Però non tutti i mali vengono per nuocere, visto che è stata posticipata la live. Ieri è uscito, mi hanno riferito sul nostro Discord. Incredibile questa cosa, che ogni tanto il Discord può essere utile, quello del garagino può diventare una cosa utile. Mi hanno riferito che è uscito questo gioco, Cow the Kangaroo, che io già conoscevo, un platform in 3D, uscito gratis per lo store di Epic. E subito ieri l'ho scaricato perché ho detto prendiamo la palla al balzo, almeno se dobbiamo fare la live il giorno dopo abbiamo un contenuto a sorpresa, una cosa nuova, così da sperimentare, capito? Perché a noi piace cambiare come le scale. E quindi è già pronto, già tutto scaricato. Oggi si prova quello, vediamo com'è. Si continua per due live, si continua per tre live, lo finiremo? Non lo finiremo? Lo proveremo e basta? Farà schifo, sarà bello, sarà carino, sarà divertente, sarà una merda? Lo scopriremo insieme. Allora, queste sono un po' le premesse di un po' di tutto. Diciamo le cose in generale che si fanno qui dentro. Ma va benissimo così, a me piace questa cosa. Intanto che sistemo la camera, sapete che ci tengo a mettere sempre in ordine la camera. Io toglierei anche, cioè proprio per amor di estetica, il velo pietoso. Ecco qua. Velo pietoso del nostro pianoforte di Game & Sound, ricordiamo, grazie per avercelo donato. Bello, fuori sync, ciao Kelle. Ricordiamo, Game & Sound, tutto fuori sync. Ciao Wolf, è arrivato il lupo. Ogni volta lui esordisce così, è arrivato il lupo. Ok, comunque ricordiamo, bellissimo pianoforte Casio, Game & Sound. Complimenti, questo è il jingle di Game & Sound. Possiamo già partire, dai. A posto. Questo è per darci un po' la carica. A proposito di Game & Sound, state sentendo ovviamente in sottofondo le sue host, quindi se ancora non lo state facendo, andatela a seguire sui suoi canali Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Game & Sound, a seguirlo subito. Le nostre cover, la nostra colonna sonora del canale, è ufficiale, lo capite? È una cosa importante. Stasera cao, certo, caiamo tutti insieme stasera, vai. Allora, l'hanno dato gratis. Infatti stavo spiegando appunto a inizio live questa cosa. In realtà la live doveva esserci ieri, perché noi facciamo le live lunedì, il martedì e il giovedì sera, ormai questa è la schedule. Però ieri vari cazzi, non c'è stata la live e la sto recuperando stasera, perché di norma il venerdì, quindi tutto il weekend, non ci sarebbero live a parte grosse, magari qualche eccezione, qualche live extra, ogni tanto ci scappa, capito? Dipende dalle situazioni. Si sta sentendo un botto, mi sa, il volume? No, no, beh, non tantissimo, però non si sta vedendo. Allora. Ok, si chiama Cow DRM Free. Va bene, ok, questo è ufficiale, preso dall'Epic Store. Eccoci, allora, innanzitutto opzioni. Ditemi com'è l'audio, ragazzi, in chat, ditemi se dà fastidio, se devo abbassarlo, se devo alzarlo, se è un casino. Allora, schermo intero, beh, qua ragazzi siamo al top, eh? Qua siamo veramente al top. V-Sync ovviamente no, beh, io ho un monitor, quindi non mi serve il V-Sync. No, scherzo, 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 anche quelli che... Sì, ma off, grazie. Ah, sì, bisogna applicare, giustamente. Ok.
Basta? Tutto qua? Italiano? Io già mi immagino è cringissimo, perché mi ricordo l'ho provato una volta sto gioco, l'ho avviato per vedere com'era. Ragazzi, non, se non sapete il filmato iniziale, diciamo l'incipit, preparatevi perché io mi sto già sentendo male. Un bel gioco ci sta, un bel fatto, ma la Crash più o meno, diciamo, Wolf non è proprio Crash come qualità, però non si sente altissimo bene l'audio. Io l'ho finito l'anno scorso. Ah, proprio così, preso, minchia, un fan assurdo. Beh, no, comunque, allora, da quel che ho visto, io ci ho giocato poco, l'ho solo provato, però da quel che ho visto è carino, è divertente, è piacevole. Ovviamente non so se a lungo andare, con l'avanzare dei livelli, può rompere il cazzo, questo lo scopriremo adesso. Però alla fine è divertente, almeno da quel che ho provato. Non ti fa bestemmiare almeno, ecco, quello potrebbe essere un punto a favore in confronto a Crash. Attenzione, si parte subito con una cosa alla Lynch. Attenzione. Un sogno, una sequenza onirica. Incazzato nero, questo è il maligno. Va bene. Comunque, dopo aver visto Cleven Wrench, non è così tanto cringe, devo dire. Me lo aspettavo peggio. Finora, almeno. Attenzione, un attimo di esitazione, però lui... Beh, bella, quasi T-pose. Non sempre, però. Cioè, non completa. Ah, così? Che è successo? Ah, questo sarebbe il... Cioè, scusami, parte proprio così? Madonna, ma non me lo ricordavo assolutamente. Vediamo come parte. Scusate, sto provando un attimo le configurazioni per vedere se droppa frame. C'ha un po' di scattering, però non capisco se è il gioco. Oddio, ho fatto una combo incredibile. Non capisco se è il gioco oppure i settaggi grafici da abbassare. No, è proprio, scatta proprio il gioco. Ma è normale. Sì, è il tutorial. Vediamo, dai. Abbandono ogni speranza, cos'è? Dante. Che cos'è questo incipit? Un po'... Vabbè. Ah, subito, interfaccia. Ok. Vedi, stavo sognando, era tutto un brutto sogno. I think Kaya's in trouble. Ah, madonna, il doppiaggio. Perché questa zeppola? Ma perché questo doppiaggio? Non me lo spiegate. La mamma che non gliene frega un cazzo, comunque. Come parla, poi? Vabbè. Clearly runs in the family, so I'm not going to make the same mistake again. All right. What's the catch? If you go, you go. Preparati a dovere. Ah, minchia, ma proprio. He's probably checking the area around the dojo. Okay. Do it more often lately. Okay. Vado, a posto, all'avventura, così, a posto. Belli quanti alla Crash. Of course I am. Vabbè, e questo è il genitore 1. Ok. Si parte così. Oddio. Che succede? Un fantasma? Star Wars? Cazzuta la mother. Cazzuta la mother. Va bene, Wolf. Sì, sì, è vero. Aspetta, fammi provare un attimo. Allora, noi non abbiamo i guantoni, però abbiamo i pugni nelle mani. Questa è una cosa importante da capire. Non c'è il pugno caricato ancora. Non abbiamo nessun tipo di abilità. C'è il doppio salto. La rotolata classica. Non c'è un salto che si connette alla rotolata. Musica copiatissima da Crash. Salto. Ah, ok, mi dice come saltare. Ho capito. Monete. Nuovi contenuti sbloccati dopo aver preso una moneta sola. Però ok. Acque poco profonde. Ma dimmelo, no? Cioè, dimmelo direttamente. Non premere Y per
Vedi, poi è comunque una frase, ma dimmela, no? Le acque profonde non ti faranno male, ma ti rallenteranno. Ma dimmelo subito, acque poco profonde, vabbè. Ti voleva dare un piccolo assaggino prima di premere il tasto. Appiglio, ecco. Un zapper, ok. E non mi sta facendo appigliare perché è talmente bassa. Ah, ok, adesso sì. Where are you taking me? Quell'acqua è profonda invece, quindi mi sa che ci facciamo male. Ma le monete sono contate? Lo dico a chi ci ha giocato magari. Cioè, le monete sono contate nel senso che bisogna prenderle tutte o sono collezionabili che ti danno le vite? Cioè, o proprio le prendi tutte perché c'è il contatore alla fine del livello o nel menu. Doppio salto. Ma dimmelo. Niente. A più A. Ok. Doppio salto. Serviva mettere un dialogo per descrivermi il doppio salto. Ma tra l'altro qui non so se possiamo andarci. Mi sa di no. Mi sa che poi qua ci torniamo. C'è la cappa di Kao. Ok. Sì, sono fratello e sorella, tra l'altro. Qui c'è subito la lore. Segreti. I segreti di Twin Peaks. Esplorato tutte le strade secondarie per scoprire ulteriori combattimenti. Ah, questa è la descrizione dei segreti. Segreti, due punti. Esplorato tutte le strade secondarie per scoprire ulteriori ricompense. Vabbè. Serviva proprio. Mi sta già... Guarda, mi sta già simpatico come... Ok. Madonna, quanti? Ma stai scherzando? Mi ricordano queste monete. Avete presente? Non so se avete già giocato. Gioco vecchissimo per PS2. C'è le monete così che a frotte mi ricordano il gioco dei Simpson, quello Hit and Run, che a volte c'erano delle parti in cui c'erano delle casse che ti davano un sacco di monete che si aggrumigliavano, proprio era bellissimo prenderle perché proprio si prendevano così, era assuefacente come cosa. Lui così che prende la cappa di solito nella vita, si mette così in posizione un attimino e via. Ok. Solo dal primo livello poi va liscio il gioco e comincia la bestemmia. Come? Come comincia la bestemmia? Abbiamo detto che non si bestemmia sto gioco. Mi hai detto una cazzata, Wolfs. Croc. Croc, anche Croc. Io Croc ho sempre fatto cacare Croc, quindi però ce l'ho presente. Capriola. Non lo immaginavo. Ok. Ma perché parla così ancora? Ah, questo sarebbe il checkpoint che ti dà le monete. Vabbè, buono a sapersi. Non capisco perché il checkpoint debba... Vabbè. Punto di controllo. Perdi una vita nel caso di acqua profo. Eh sì, vabbè, insomma, c'è il checkpoint, dai. Un po' alla Dune, no? Questo fatto del sogno che poi si ricollega, la premonizione... Un po' diciamo un romanzo di fantascienza. Eccoci. Bello, guarda. Non mi ricorda nulla per niente. Ma proprio zero. Ma ricordate ragazzi, gli artisti non copiano, gli artisti rubano. E quindi questo questa è un'opera artistica. Oddio, pensavo di morire. Sono morto. Cioè no, ho perso una vita. Ah ok, non... quindi ah ok, perfetto. Pensavo di... ok. Invece mi ha tolto solo un cuore. Andiamo avanti. Ma i livelli sono tutti così lineari, tipo Crash, o si aprono a un certo punto? Non mi dispiacerebbe averli così a tunnel. A me piacciono le cose lineari. Questa sarebbe una vita. Vite di kangaroo. Vabbè, non c'è bisogno che me lo spieghi. Agli speedrunner penso che facciano così tutto il tempo. Cioè me li immagino là a spammare così. Ho capito. Un intermezzo. In alcuni punti è veramente bestemmioso. Mamma mia, non c'è niente ragazzi. Non possiamo salvarci da questa cosa. Devono per forza rompere il cazzo i giochi. Ma vabbè. I guantoni di papà. Cosa? Sono tipo i calzoncini di Rocky. Cioè di Creed. Vabbè, addirittura. Chi è questo adesso? Mamma mia, che espressioni, che schifo. Vabbè, guarda. Veramente, guarda.
Ciao Flamingo, buonasera. Non so davvero da pro. Wait, what have you done? Isn't it great? Si chiama Walt comunque il koala, eh? Vorrei specificare. I did, with good reason. It was you? But why? Something evil going on, darkness. Why your dad left? To defeat it. Madonna, che due coglioni. Ma chi è il padre? Ma perché? Their power changed. È cambiato, tuo padre l'ha notato. Ma che cosa? It was her that led me to the glove. Ma non si può sentire, ragazzi. Io sto per skippare i dialoghi. Mi è apparsa in sogno, vuole dirmi qualcosa. When I woke, Mom agreed that I should go help her. She what? Vabbè. Ciao, sono Kao. The kangaroo. Led me to the gloves. Il mondo sottosopra. Tutto ci hanno messo. Ci hanno messo pure Stranger Things. Can't ignore the signs. Too many now. Certo, certo. Whacking and cracking like you did? Get me ready for the journey. Dai, dai, su. Si sa che tu adesso mi fai il tutorial sulle mosse. Ma non c'è veramente. First. Un canguro giovane, io. Sì, sì. Try the gloves. Maybe good can come from them. Come. Ecco, di forza, tu mi fai vedere cosa sai fare. Lo sapevo, lo sapevo. Ma proprio telefonato in una maniera, guarda. Ah, lui... lui è morto così. Cioè, vorrei far notare che comunque... Cioè, i cadaveri rimangono, non se ne vanno. Cioè, questo Todd... Così. Questo Battle Todd, vabbè. È rimasto così, morto. Tra l'altro mi piace che abbiano i tatuaggi, i tatuaggi tribali, queste... Aspetta, c'è proprio la bocca aperta è rimasta. Aspetta, fammi vedere un attimo. Sì, 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 proprio... Guarda, c'è la bocca aperta e gli occhi chiusi, bellissimo. E lui così tutto rintrontito così, vabbè. Ah, erano in tre, no, in quattro. Sono così tanti li hanno ammazzati. Dai, dimmi, pugni. Bello, sì, suggerimento pugni. Sferra un pugno. Ok, quello, tra l'altro è quello che ho fatto poco fa, ma non mi ha preso il comando, non so perché. Ah, si apre un po', forse? Dai, come al solito. Che palle, però, che occasione sprecata. Sai cosa avrei fatto io qui? Visto che dovevi prendere a pugni le lanterne, io avrei fatto proprio un'animazione specifica, visto che siccome si tratta di guantoni, di box, fai un'animazione del... no? È così, rotante. Bella, che c'è solo qui. Invece no, continua a fare i pugnetti normali. Cioè, fammi l'occasione. Se c'hai l'occasione, fammela. Sempre i pugni. Sferano con il di storia per ottenere Ducati. Ah, si chiamano Ducati. Ah, ho capito. Cioè, ti danno proprio le moto. Ok. Quante me ne lascia? Ah, una. Ah, no, due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sei. Ok. Uno. Due. Tre. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, madonna, non c'è sabbia praticamente, sono vuoti, ma che fisica hanno? Rullo di tamburi, non mi viene il nome in realtà, volevo dire il, no? Non mi viene il nome, ragazzi, scusate, non è che non lo so, ovviamente, però, ah, eccolo lui, Fieroli. No, non mi viene il nome dell'attrezzo pugilistico. Avete capito qual è, no? Quello piccolino. Così. Velocissimo. Ok, questo è a tempo? Vai al dojo. Speriamo. È morto così il paguro, ho capito. Pugno con slancio. Usa le combo di tre colpi. Rapida successione. Cioè, tipo così. Ah, ti dà il coso, il prompt. Capito. Un po' addestramento alla Hercules questa cosa. Ok, ma cadono? Ah no, non cadono. Guarda, le trazioni ti fa pure, guarda che bello.
Se lo fai veloce spawna Rocky Balboa. Ah sì, dici che c'è questo easter egg? Dai, ci proviamo. Dice che hanno inserito questa meccanica. Schiantata. A più B. A più B. Questa è la schiantata, un po' deludente. Schiantata ancora, A più B. Ho capito, ma perché me lo devi ripetere? Ok, ti fanno... sì. Insomma, si può usare... in combattimento. Mi ha già rotto il cazzo sta cosa, eh. Comunque, sto rallenti. Ci sei quasi. Comunque ne abbiamo già 218. Ok. Pergamene. Alcuni nemici possono dare dettagli su di loro. Ah, ok. Alcuni nemici fanno così. Cioè, non c'è una regola precisa. E non c'è niente qui? Perfetto. Che versi fa poi? Ok. Comunque, no, è divertente. Per essere divertente è divertente. Ma non sto capendo. Cioè, il ritmo. Usa l'attacco caudale per colpire gli oggetti che sono più in alto. Caudale. Ah, vabbè, l'attacco in salto. Cioè, caudale. Ma ho letto bene? Cioè, scusami, adesso mi viene il dubbio. Caudale? Caudale? Non la conoscevo questa parola. Cioè, con la coda, penso, no? Dimmelo, cioè, perché usare quello? Vabbè, ci sta, almeno ho imparato qualcosa di nuovo. Da Caude Kangaroo, non me lo sarei mai aspettato di imparare un termine nuovo. Oi! Da Caude Kangaroo. Comunque, andiamo avanti. No, la grafica, dai, la grafica è pulita comunque. Cioè, non c'è niente da dire. È funzionale, carina, bella, colorata. Forse è la cosa migliore del gioco finora. Poi non lo so se il gameplay andrà avanti, se aggiungeranno mosse. Penso di sì. Che se no, se è tutto qui, veramente. Penso aggiungeranno mosse, qualcosina, qualche combo. Poi so che ci sono i poteri, quindi... Focus! Concentrati. Schivata rotolante. Vabbè, una capriola normale, come prima. Non è che è un'altra mossa, è sempre la capriola. Schivata. Comunque, visto che io non mi fido... Io prima cado, di proposito, vado qua e controllo le... Vedi? L'hai visto? L'hai visto? Che bisogna esplorare? Anche qui, è fondamentale. Internazionale. Ok, questa l'ho già fatta. Vediamo. Ma posso anche farlo senza la rotolata. Aspetta, sai cosa devo provare? Sai cosa voglio provare? Voglio provare a vedere se la rotolata ti spacca le casse. Sì, ok. Ok, mamma mia sta cosa, vabbè. Comunque, madonna. Questa cosa qua di trovare come si chiama? I ducati, come si chiamano? I ducati, no? Cioè, cosa servono? Si comprano cose? Skin? Potenziamenti? Ah, questa è una gemma. Perché, boh, sono interdetto. Non riesco a capire se sono effettivamente finiti come valuta. O c'è qualcos'altro. Cioè, nel senso, o si respawnano. Sono solo collezionabili per comprare le cose. Ah, tra l'altro lui sott'acqua. Sì, chiamiamolo sott'acqua. E non può sferrare i pugni. Cioè, posso solo fare la rotolata. Lancio. RT. Ah, ecco. Bene, questa cosa qua, vedi. Afferra. Sì, ok, basta dirmelo una volta. C'è questo problema con le interfacce, però vabbè. Ok. Ma... poco soddisfacente, però vabbè, ci sta. Comunque, sì, spero ci sia qualcos'altro, perché se è tutto qui, ragazzi, veramente, con tutta la buona volontà. Ah, cioè,
colpire il paguro ti dà l'accesso a... Ho capito, cioè un pulsante attivo, cosa fa? Un pulsante vivente. Attenzione, va bene, facciamolo. Così, proprio... È morta. Però stavolta scompare. Cioè, quando lo uccido io scompare, quando lo uccide il maestro... Rimangono. Ok, non c'è più niente, perfetto. Ok, eccolo qua. Siamo al dojo, siamo arrivati. Ciao. Mi fa ridere. Scusate, però mi fa ridere così. Ciao. Sei stato eccellente. Torniamo al villaggio. Tua mamma potrebbe preoccuparsi. Nonna, che dialoghi. Vabbè, dai. Un gioco per bambini alla fine ci sta. Però cazzo, c'è anche sto fatto, un gioco per bambini, ok? Ma non è che siamo dei coglioni, cioè, non è che i bambini... Mi metto pure io, anch'io sono un bambino, ok? Non è che siamo dei coglioni. Cioè, voglio dire, non è che per forza devi scrivere questi dialoghi. Ah, si rompono? Solo loro? Cioè così? Ah. Comunque si vede che è fatto in Unity, ragazzi. Cioè... Proprio Unity questo. Isola Opallo. Opallu. Opallo. Le monete servono per i frammenti di cuore e vita extra. Azza, è Zelda. Oh! Scusami? Quanta roba abbiamo perso? Vabbè, ma dai, ma neanche l'animazione della corda che scompare. Cioè, scusami? Ma dove erano ste cose? Ho esplorato tutto io, eh. No, io ho fatto tutto. Sono nascoste. Ma dove? Ma stai scherzando? Posso dire ai pugni a qualsiasi cosa? Non conosci il potere. Vabbè, stai calmo con questi occhi spiritati. Vuoi indossarli? Really? You play the sad card? La carta tristezza. Yeah. Ma perché si comporta così? Wipe those fake tears. Try the gloves on a real opponent. Cool. You ready, mamma mia, che due coglioni, veramente, ragazzi. Terror. Okay. Si chiama Terror. Sure thing. No problem. You wear it dark. Ragazzi. Basta, non ce la faccio più. Sono forse degli strani cristalli. Così, ma perché sono comparsi? Ma dimmi qualcosa, fammi vedere che compaiono. No, sono comparsi degli strani cristalli. Possiamo chiamarli rune. Beh, effettivamente lo sono. Sì, è un bel nome. Ma si chiamano così. Credo che le rune siano legate ai portali che sono apparsi un po' di tempo fa. Io non posso raccoglierle. Perché? Provaci tu. I guanti ti saranno di aiuto. Forse potrei usarli per... Madonna mia, che cioè, veramente. Io non posso raccoglierle. Vabbè. Ma chi l'ha detto che non può raccogliere? Il maestro. Perché non dovrebbe? Cioè, solo chi ha i guanti può raccogliere. Prendili tu. Cioè, ti do un paio di guanti. Vabbè. Ma comunque, questo è un hub centrale? Madonna, ste cazzo di scimmie dappertutto sono. È un hub centrale con delle cose da prendere. Mi ricorda qualcosa. No, anche questi tirano monete. No, ragazzi, non ce la faccio. C'è già una clip. Di cosa? Oh. Ok. Nuovi contenuti sbloccati, sempre. No, questo. C'è un po' un problema anche di target. Comunque, ragazzi, potevano mettere un cazzo di attacco pesante. Cioè, sto spammando X da... Cioè, quadrato. Da un botto. Boh, proviamo a prendere ste minchie di rune. Sempre così, con questa posa. Ok. Anche un pulsante della corsa l'avrei gradito, sinceramente, visto che
i livelli sono, possono essere così ampi. Però vabbè, cioè, ricordiamo che Spyro insegna, cioè, con Spyro fai attacco e corsa allo stesso momento, quindi... Attenzione, cosa fa? Cosa voleva fare col pennello? Salve. Sta cercando un modello che posi come dio del mare. Tuo padre sarebbe perfetto, ma è sparito. Ma dai, ma non rimarcare il fatto che è sparito il padre, ma poverino. Pensavo che quasi quasi, forse forse... Non tu, cauto, sei troppo giovane. È tipo la scena di Giovanni. Inchiedimi se sono felice. Ma non è che conosci qualcuno, un parente, un primate col pollice opponibile. Tu sei troppo giovane, però gli stessi occhi di tuo padre. Devo pensarci su. Ma come devo pensarci su? Ma sei una merda, ma dai. Ma questo è il padre? Questo è il padre? Questo è il padre? Ma io voglio giocare con lui, non voglio giocare col figlio, mi scusi. Cioè, guarda che figo. Cioè, ma poi è bravissima lei a dipingere. Vabbè, quello è il padre? Ho capito. Infierire con stile, ma sì, ma proprio con cattiveria gratuita, non c'era bisogno. Il tuo padre è sparito, sai. Non è che conosci qualcuno. Cioè, manco dici, visto che è tuo padre, sai, è successo quello che è successo. Almeno ci sei tu. Cazzo, sei suo figlio. No. Neanche lui vuole. Devo poi il bello non è che gli dice no. Non sei tipo da. Perché potrebbe anche fare. No. Devo pensarci su. Ma cazzo, dimmelo, no? Devo pensarci su, è proprio da merda. Perché si sa che anche se ci pensi. Se non ci pensi, beh, basta. Non... Vabbè. Comunque, belli abitanti finora. Sono curioso di sapere gli altri personaggi che psicologia hanno. Cioè, oh, mi ricorda Jack and Dexter questa. Questa è tipo la barca per andare all'isola della nebbia. Così, a gratis. Tramortito così. Vabbè. Eccolo. Questo è tipo Marco l'aeronauta. Ciao, cao. Le abbiamo passate così tante insieme, io, il mio aereo e io. Ah, non insieme a lui. Lui non lo cagano proprio. Spero solo che venga trattato come si deve. Ah, si chiama Gadget lui, tipo l'ispettore. Sai cosa mi serve? Un granchio, due ruote, del nastro adesivo, una batteria. Ah, giusto, è una padella antiaderente. Ma sono cose specifiche, cosa vuole fare? Aspetta solo di vedere la mia prossima invenzione. Ti farà esplodere il cervello. Non in senso letterale, ovviamente. Vabbè, ci mancherebbe altro, Gadget. Ma che dialoghi sono? Non sarebbe molto utile, a tua madre mi ammazzerebbe, direi. Non riesco a capire cosa sia. Viola all'entrata della grotta di lava. Comunque l'abbia... Chiunque l'abbia inventata deve essere un genio di gran lunga migliore di me. E mi chiedo se sia possibile. Vabbè, Gadget, cioè... Ma poi è bello che lui parla costantemente, anche quando è finito il dialogo. Il tempo ideale per un po' di sano fai da te. Devo solo acchiappare un granchio o due. Ma perché mi ha detto queste cose? Vabbè. Comunque, continuiamo. Qua mi sa che la missione principale è prendere ste rune, da quel che ho capito. Che non sono neanche nascoste, cioè sono proprio qui buttate. Attenzione, un altro fantastico personaggio ci attende. Oddio, no, guarda sto pesce. Aspetta, aspetta. No, io lo devo inquadrare. Lo devo inquadrare, aspetta un attimo. Dai, ce la posso fare. Ce la posso fare. Ecco, quasi. Aspetta, aspetta, aspetta. Quasi, quasi. Cazzo. No, no, ce l'ha. È da... no. Aspetta, aspetta, quasi, quasi. Merda. Non riesco a controllare. No, è impossibile. No, è impossibile. No, no, no. No, volevo... volevo beccarlo con... Vabbè. Mi ha agguato. Guardalo. Ciao, cao. Sempre così, saluto. Volevo diventare un pirata. Ah, così, pescatore. Così esordisce. Volevo diventare un pirata. Avevo entrambe le gambe. Per cui non mi hanno accettato. Ma che cos'è? Ma perché? Ah, basta, tutto qua. Bello. Ma cosa servono sti dialoghi? Ma cosa vuol dire? Avevo entrambe le gambe. Comunque non stanno bene, eh. Cosa guarda, infatti? Cosa guarda? Cosa guarda? Niente. Ah, aspetta, aspetta però. Grande. Mi ha fatto capire che qui
Forse. No, se. Sono un coglione. Sono un coglione, eh sì. Ma da qua addirittura mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, no, c'era una. Sicuramente quella cassa era distruttibile. Sicuro. 100%. Io vorrei fare un livello però, eh. Ma sono sti frutti? Ma io non parlo più con nessuno, basta. Non mi danno niente. Ehi, addirittura! Ti può spegnere la luce, vabbè. Assurdo. Queste sono casse rinforzate, giusto? Perfetto. No, volevo vedere se qui si poteva rompere qualcosa. Questa di sicuro. Ah no? Ma perché no? Ma perché? Cioè, palesemente si può rompere. Vabbè. Quindi immagino neanche questa. Boh, vabbè. Comunque sto rimanendo un po' perplesso da certe cose. Ma andiamo avanti. Che devo dire? Tra l'altro loro non fanno niente. Cioè non ci sono nemici qui. Non c'è nessuno che ti attacca. Beh, è casa nostra, quindi. Mi ricorda un po' anche Twin Sanity. L'inizio di Twin Sanity, no? Nella spiaggia dove devi solo prendere le cose senza... senza che ci siano nemici. Non volevo andare a rompere i coglioni a quel granchio comunque. L'ha fatto da solo. E... di là... no! Affonda, affonda, aspetta. No, di là c'era un... vedi? Quello è un diamante. Forse grazie al... esatto. Povero Gran, sì, a caso. Ma non voleva, è andato lui da solo, perché il target automatico è così che funziona, a quanto pare. No, guarda. Attenzione, qua invece hanno fatto uno stile di dialogo diverso. Qua potevano fare per tutto così, visto i dialoghi, però. Forse dovevamo organizzare un rito per il ritorno di Kobe e di Kaia. Kobe. Di che cosa parlano? Ma perché c'è un coso qui? Vabbè. Sembra, sai, quei progetti su Unity, appunto? Cioè, così, fatti dagli studenti. Cioè, non voglio sminuire. Però, ragazzi, cioè, è vero. Benvenuto. Ah. Apri. No, servono veramente... no, incredibile. No, ci sono le skin per davvero. Non me lo ricordavo. Beh, gli occhiali subito. La camicia subito. Tiratela. Così se la tira lui. Ah, ok. Comunque ho sprecato tutti i soldi. Potevo prendere questo. Invece mi sono comprato gli occhiali. Ma scusami, cioè gli occhiali costano come un frammento di una vita? Cioè, ma che cosa... mi sembra un po'... no? Ma perché dovrebbero costare... vabbè. Un po' buttati lì i prezzi, posso dire, posso dire. C'è un paio di occhiali, però ne passa la pena, dai. Qua non c'è... ah no, ma che cazzo non c'è. Però come ci arrivo? Non posso. Credo il gioco graficamente cartoon è fatto bene. Sì, no, ma infatti... ma l'ho detto prima, eh. Cioè, a livello grafico... è la cosa, cioè la cosa più bella è la grafica. Quello che ovviamente spero che migliori è il ritmo di gioco e i livelli, perché adesso è vero che stiamo un po' cazzeggiando. Però sì. Fa parte del gioco. Di fare queste cose. Poi lo sapete, io, cioè magari Wolf che è nuovo non lo sa, però a me piace esplorare, non mi piace lasciare le cose così, a meno che non mi rompo il cazzo, capito? Non sono ancora arrivato al punto di rompermi il cazzo, quindi cerco di prendere tutto. Comunque, sta cosa viola, niente, bloccato. 5 per entrare? Cosa? Ah, le rune, ok, ne abbiamo 3. Di là c'è una grotta, aspetta, eh.
Quindi, boh, proviamo ad andare nella grotta. Ah, non... non proviamo ad andare nella grotta, mi sa. Ok. Vabbè. Allora andiamo di là. Che ti devo dire? Decidi tu. Boh, io volevo esplorare, ma a quanto pare, cioè, fai tu, non lo so. Dove andiamo? Che fate? Ah, qui. Sì, prudente, cavo. Questi tizi della foresta oscura sono davvero dei piantagrane. Ma come parlano? Sono davvero dei piantagrane. Cioè, c'è la fine del mondo. Ci sono comparse delle rune, delle porte cristalle. Cioè, cristalline. L'uomo nero nella grotta. Ma poi sì, stiamo entrando con gli occhiali da sole noi così. Ma io rimarrei così per tutto il gioco, sinceramente. Cioè, va benissimo. Vai. Ah, lui è così che utilizza le rune. Boh, dai, foresta oscura, vediamo. Anche se una parte di me vorrebbe tornare al primo livello, eh. Perché essermi perso quelle cose mi dà un po' fastidio. Ma lui arriva così, ho capito. Non so. No, oh, basta. Ho deciso di non guardare più. Attenzione, lo spirito. Work in progress. Old and mystical method. Spirit walking. Ok, cerchiamo di andare veloci, va? Maybe. But now. Focus. Now focus. Sempre focus. If you need me, I'm here. Sempre, sempre. Dai. E bombe. Alcune cose che potrebbero. Ce l'hai adesso? Ok. Oh! Bella però l'effetto. Mi piace. Bello. Sì, ma così è gratis. Non si può capire. Madonna. Pensavo rimbalzasse. Ok. Madonna. Perfetto. Di qua si va di qua. E di là si va. Di là. Attacco ancora. Lo so, ma di nuovo. Beh, questo è il primo livello vero, no? Quindi non mi devo aspettare grosse sorprese. C'era niente di qua? No. Perfetto. Posso andare. C'è un gioco che volevo suggerirti, Giulio, ma non mi ricordo il nome, lo cerco prima, ok? Dimmi tutto, ovviamente, sono qua a disposizione. E... beh. Comunque non c'è colonna sonora, cioè, stiamo scherzando, ragazzi? No, non c'è proprio. Cioè, c'è, ma è ambient. Ma potevano mettere... Ma ragazzi, ma perché la colonna sonora nei giochi non è più... Platulino. Ah, così mi viene presentato questo. Ok. Perché non c'è più cura per la colonna sonora? Anche, soprattutto nei platform. Cioè, nei platform che dovrebbero essere. Cioè, una delle cose principali, secondo me. Appunto perché il gameplay è leggero. È un accompagnamento musicale. Deve esserci. E così è veramente. Mamma mia, tristissimo. E viene voglia di mettere la musica io. È che su Twitch non si può fare. Se no ha voglia. Ma vi ricordate? Cioè io non c'ero. Ovviamente non c'era ancora il canale quando non c'erano le restrizioni per i DMCA, queste cose qua. Ma io non riesco a immaginarmi una streaming dove la gente. Cioè ragazzi, mettevano la musica prima di questa merda di restrizioni. Si poteva mettere la musica. Si poteva fare veramente qualsiasi cosa. Prendilo però, ok. Cioè non riesco a immaginarmi questa cosa qua. Non riesco a immaginarmi questa situazione ormai. Di qua non si può andare. Madonna, occhio, perché qua mi sa che se si clippa il gioco. Cioè è molto semplice clippare il gioco. Mi sa che devo bere, eh. Hell Pie si chiama, eh. Dopo lo cerco. Dopo vediamo qualche video. Magari finito questo livello qua.
Attenzione, beh, giustamente sgranocchio, bisogna farlo presente chi è. E tra l'altro l'ho già incontrato, perché me lo sta presentando ora? Boh, è già morto sgranocchio, ok. Sì, ma io volevo rompere le casse. No, ho beccato la... Comunque tutto è abbastanza distruttibile, eh? La zuppa de... Ok. Ah, ecco, adesso ho visto la gouge sopra. La barra. È quella della finisher. Ehi, là, aspetta, aspetta. La cappa di Kao. Vabbè, queste cose qua però se le potevano evitare. Ma perché mettere le trappole? Ok. Ok. Gabbie per cosa? Sei stato eccellente. Ah, perché abbiamo ucciso gli altri. Capito. E comunque non gliene frega un cazzo. Cioè, lui diventa uno spirito. Ma non si sa perché, non si sa come è diventato uno spirito, tra l'altro. Cioè, guardali. Vabbè, no, basta. Ho deciso di saltarlo. Però ovviamente non ho capito un cazzo, eh. Ah, ok. C'è il tempo. Ok, vediamo. Oh, ho capito. E la Madonna, dove schizzi? Ok. Dove sei stato? Eternal World, having a nice talk with gloves. Yeah, the Eternal Gloves, to be precise. E poi che gioco? Contro la ca... No, spoilerando? Spoilerando, Wolf? Perché hanno messo una moneta qui? Ma si può ancora, dipende dalla musica, se è free di- of copyright o se ti danno l'autorizzazione o gli streaming e tools che offrono i servizi ufficiali. Tipo non è che se è la partnership Riot, puoi mettere tutta la loro musica quando si... No, ma io parlo proprio di musica. Cioè, David Bowie, cioè i Ramones, capito? Nel senso, quello che mi pare. Prima si poteva fare, adesso lo so che esistono queste cose. So anche che volendo si può anche fare, ma dopo devi cancellare il VOD, oppure te lo mutano, oppure bla bla bla, cioè... Ci sono dei modi, ovviamente. Non è che è proprio... no. Però non ne vale la pena, secondo me. E poi non è, ripeto, non è tutto. Tutto quello che ti può venire in mente. Io quello intendo. Prima si poteva fare, cazzo. E a pensarci mi viene il mal di testa. Cioè, prima se uno voleva mettere, cazzo, Steve Vai, lo metteva. Se uno voleva mettere Madre Tortura di Richard Benson, cazzo, lo metteva. Tutta completa. Colpisci in testa la DPM e prendi il boomerang eterno da lancio. Il boomerang eterno da lancio. Ah, così si prende il boomerang eterno. Ok. No, e adesso? Non l'ho più rotto. Alcuni streamer americani la mettono. Te l'ho detto, perché magari loro... Beh, dipende la... Ovviamente... Dipende l'artista. Dipende che tipo di partnership. Dipende da un sacco di cose, dai tool. Come ha detto Flamingo, cioè, si può fare. Però è un casino, è un casino. Poi ci sono condizioni particolari. Poi in America credo funzioni in modo diverso il copyright, eh? Rispetto in... sì. Rispetto alle regole italiane. Cioè... Qui c'è americana, però ci sono delle cose, cioè delle piccole clausole diverse. Ah, guarda che coglione che sono.
Fammi vedere sto pesce, fammi vedere. Bella st'idea però del pesce. Dai, è carino. C'è il pesce con l'amo così che... Bello, mi piace questa cosa. E la Madonna? No, non ci posso credere, cosa sto guardando? Ma cos'è? Un granocchio tiratore. Beh sì, credo di aver capito. Attacco caudale, sempre! È già la terza volta che me lo dice. Perfetto. Comunque ragazzi, qua le cose sono importanti da prendere. Qua bisogna prendere tutto. Cioè qua bisogna comprarsi le camicette, eh. Cioè mica cazzi. Cioè, prenderle per forza tutte. Ah, là, finalmente. Chissà se riusciamo a prendere tutte le lettere sto giro. Qua si va avanti? O no? Un ragnone! No, aspetta. Dobbiamo andare avanti. Aspetta un attimo. Fammi esplorare qua, fammi. Ha rotto il cazzo il tiratore qua, lo sgranocchio. To. I membri della band. Tutti distrutti, sconfitti. Dietro la cascata, lo sapevo, lo sapevo. Grandi, grandi, cazzo, bravi, bravi. Dietro la cascata, sempre mettere qualcosa. Sempre, se sei un gioco, lo fai. Sempre. Sempre il segreto, cazzo, bravi. Cioè, obbligatorio, obbligatorio. Oh, ho preso tutto? Di là però mi sa che si va di qua avanti, oh. Sì, torniamo indietro. Lo sto giocando off stream ultimamente, Giulio. Allora, ultimamente devo dire che... Allora, è un periodo molto molto pesante per me. Quindi diciamo che oltre a quando vado in live gioco molto 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 poco. Però quando ci riesco, ho iniziato Quantum Break, che è l'unico gioco Remedy che non ho mai finito. E visto che l'hanno rimesso sul pass recentemente, l'ho iniziato. Il problema è che lo sto giocando su PC. Cioè, guarda, cioè, già uno non ha voglia di giocare. Perché a cazzi, no? Si inizia un gioco e dimmi te se deve essere un gioco problematico. Il gioco è fichissimo. Il gioco è incredibile. Poi appena se lo finirò, spero, ne parlerò bene. Ma ragazzi, è bellissimo il gioco perché... Non so se lo conoscete, ve lo spiego. È un TPS alla Max Payne, ovviamente molto più moderno, dove insomma c'è la tematica del tempo, delle fratture temporali, c'è il protagonista con poteri che hanno a che fare col tempo, con la manipolazione del tempo. E è un gioco particolare perché? Perché mette insieme videogioco e serie TV, perché c'è anche la serie TV che si incastra con gli eventi del gioco. Quindi tu praticamente tu giochi il gioco e a un certo punto, finito un atto, ti dice: eccoti qua la serie TV, una puntata della serie TV. Se vuoi andare avanti con la trama e vuoi conoscere retroscene eccetera, vai avanti con la serie TV e ti guardi la serie TV. Il problema è che su PC c'è un bug grafico relativo alle luci e ai riflessi delle luci che... Oddio, questo cos'è? Pozzo eterno. Ah, certo. E c'è un bug grafico che mi... in alcune zone è veramente fastidiosissimo. E me l'ha fatto droppare momentaneamente finché non lo sistemano. Perché non è un mio problema. Perché ce l'hanno tutti. Cioè, io sono andato a vedere su Reddit. È un problema di... Beh, non dico tutti, però abbastanza diffuso. E non ci puoi fare niente. Perché è proprio un problema di scheda, ottimizzazione delle schede video. Ovviamente è aggiornata l'ultima versione. Aggiornato il driver delle schede video, tutto, le ho provate tutte ragazzi, veramente.
E dopo, cioè, uno, ripeto, già non ha voglia di... veramente, poi devi metterti là a giocare, hai tutti sti problemi, devi metterti a smanettare, eccetera. Mi sono un po' rotto il cazzo, quindi l'ho messo momentaneamente in panchina, proprio con col cuore spezzato, perché è proprio il mio gioco, il mio pane. Una bella avventura così noir, bella. Remedy, lo sapete che a me piace Remedy. E invece niente, per colpa dell'ottimizzazione del cazzo per PC, devo aspettare che sistemano, perché è veramente ingiocabile in alcuni punti. Bello da Dio Quantum. Vedi, vedi, lo so, bello. Anche graficamente è bello se funzionasse. Molto bello. È uscito un po' di tempo fa, ma ancora... Cioè, ragazzi, è uscito al lancio dell'Xbox One. Dell'Xbox One, una generazione... quasi due generazioni fa. Ragazzi, oh, è bellissimo lo stesso. È incredibile. È incredibile. Andiamo avanti prima che mi ammazzino. Finito tre volte. Minchia, addirittura. Beh, sì, ma è bello, dai. Cioè, è semplice come gioco, però come tutti i giochi Remedy, non è che puntano a quello, puntano all'atmosfera, al coinvolgimento, alla narrativa, sì, anche al gameplay, però... Il gameplay, a parte Control, Control è forse quello con più gameplay di tutti, cioè forse è quello con più gameplay, però anche Alan Wake, anche lo stesso Max Payne, si basano tutte su un concetto solo, una meccanica sola. Per esempio, in Max Payne c'era il rallenti. In Alan Wake c'era il fattore torcia e sparo. In Quantum Break c'è il fattore tempo, quindi il fatto di frizzare, accelerarsi, eccetera eccetera. Però finisce lì. Che non sono mai stati, a parte, ripeto, Control, molto molto variegati come gameplay. Control, cioè, è già un... è quasi un Metroid... Ha elementi da Metroidvania. È morto il... Ok. Che PC hai? Adesso... non lo sto giocando in questo PC qua. Se vuoi vedere le specifiche di questo PC, quello che uso per streamare, è sulla tab delle informazioni di Twitch. Ci sono le specifiche abbastanza aggiornate. Invece Quantum Break lo sto giocando nell'altro PC che ho, che ce l'ho su, non qui in garage. E sì, non è troppo, non è eccezionale, è un i7, una 1000, no aspetta, una 2080, non mi ricordo, cazzo, non mi ricordo mai la scheda video. Comunque, abbastanza media, ecco. Un PC medio, medio-alto. Ormai medio. Perché ormai le specifiche si sono alzate ancora. Non ho l'RTX, ecco. Quello per farvi capire. Oh, bella sta parte. Da quanto giochi su PC? Ma ormai si parla di... la Madonna, però... Aspetta. Ma si parla di 6 anni? 6-7 anni? Più o meno? Forse 6? Cioè, non tantissimo, eh? Non tantissimo. Io non sono mai stato uno che giocava, che gioca tanto su PC. Oddio, vabbè, io che cazzo ne so che c'è la pianta. Sono sempre stato uno per console, ma più che altro perché, cioè, stare dietro ai PC non mi è mai interessato particolarmente. Cioè, è proprio una questione di interesse. Non lo so. Lo so che giocare su PC ha numerosi vantaggi, però per indole mia, non lo so, sono più legato alle console. Sono più legato al fatto che, anche se gira di merda, sti cazzi, non sto neanche là a smanettare. Hai capito? Mm.
Poi dipende, dipende dalla tipologia di giochi, dipende da un sacco di cose. Alcune cose, per esempio, non le gioco al di fuori del PC. Tipo gli FPS. Quindi là, cioè, sarei un folle. Vabbè, ragazzi. Ah, non sono morto. Però sono arrivato. Vabbè. Due coglioni. Ok. Sì, lo so che si possono uccidere. Non ci ho mai provato, effettivamente, però. Ok, a posto. Abbiamo preso tutto, possiamo andare, dai. Sì, vai. Sì, preferisco la console. Preferisco la console. Però, ripeto, è una cosa molto soggettiva. Cioè, sono combattuto a volte. Perché dipende anche dai periodi storici, eh. Cioè, in questo periodo qua, devo dire, cioè, per esperienza personale, il PC è più scomodo. Perché le cose sono ottimizzate de merda. I multipiattaforma sono ottimizzati di merda. Ci sono un sacco di problemi con le schede grafiche, le ottimizzazioni, gli aggiornamenti. È una fase del PC che non mi piace. Cioè, non mi sto trovando bene. Però ovviamente ci sono stati dei periodi in cui, oddio, perché? Oh, dicevo, ci sono stati dei periodi in cui il PC effettivamente, cioè, tanta roba, nessun problema, proprio zero. Anzi, era molto più comodo giocare sul PC. Oddio, qua come si fa? Scusami. Cioè, scusami, non... Non sto capendo. Ah, aspetta, lì? Ah, aspetta, non è che devo... Non è che devo prendere il... sì, quindi sì. Ma faccio semplicemente il doppio salto? Ah! Pensavo di dover prendere il boomerang. Vabbè, ma cazzo! Oh, ragazzi, sono fuso proprio, completamente fuso. Anche su console basta vedere Redfall e Star Wars. Sì, anche su console, però meno, cioè, capito, perché almeno su console ti spicciano a farti l'update. Invece su PC comunque ti devi un attimo arrangiare, cioè, non so come spiegarti. Poi il PC è molto malleabile. Quindi, cioè, le soluzioni, cioè, per dirti, se c'è qualcosa che non va su Star Wars per PS5, cioè, tu non puoi fare altro che aspettare che ti facciano la patch. Ok. E sul PC invece, sì, ti fanno la patch, però dipende dalla tua configurazione del PC che hai, potrebbe non essere la patch giusta, potrebbe volerci un'altra patch ancora. Chi lo sa come funziona? Cioè, e rimani magari nel dubbio. Ciao, come state soffrendo? Ciao Spyro, Rosario. Bentornato. L'ho completato pure io. È uscito un nuovo DLC. Sì, sì, lo so, c'è un casino su sto gioco. Allora, è molto rilassante, come giusto che sia. Non ha grandi sprazzi. Cioè, nel senso, non... Non mi strappo i capelli finora questo gioco, però dai, si lascia giocare, voglio dire. Non è uno di quei giochi che ti fa pentire, però non ti fa neanche gioire troppo, se c'è da dirlo. Aspetta, fammi uccidere tutti prima. Sì, capisco perfettamente dato che ho sia PC che console. Anch'io, infatti, per quello riesco a fare i paragoni, perché sennò non mi permetterei mai. E cosa devo fare? Ah, già. Devo provare. Ok. Ce l'abbiamo fatta?
Ok, ho aperto questa. Una O. Sembrava più un... presente i cereali, quelli al miele. Strapparmi i capelli, vabbè, giustamente qua Rosario te l'ho un po' servita. Un po' vecchia come battuta, però te l'ho servita. Poi non è vero, vabbè, ancora. Ma è vero che non ho i capelli. Se non... guarda, magari non avessi i capelli, non me li dovevi radere ogni volta. Sai che due coglioni. Oh, attenzione, un piccolo puzzle, puzzle. Fammi capire, amico mio. Cioè, io queste riesco... ah, ok, posso... ah, ok, quindi... posso fare così. Bene. Tutto qua? Ok. Ah, guarda dove siamo. Madonna, quanto dura sto livello? Un po' troppo. Ok, ancora sti pesci palla. Bella madonna. Vabbè, complimenti, complimenti, cavo, complimenti, cavo. Mi raccomando, non l'aiutate, ma nessuno qua mi sta aiutando. Non ti preoccupare. No, scherzo, scherzo. Io dipende, vado a momenti in base a cosa voglio giocare. Sì. Alla fine è quello il discorso. Poi ovvio che il pass, non avendo una console abbastanza... cioè, non ho Series X, quindi il pass lo utilizzo su PC. E diciamo che è già una grossa, grossa opportunità per giocare più roba possibile su PC rispetto che su altro. E per esempio, ora come ora non conviene, secondo me, cioè per come sono fatto io, avere l'abbonamento a PlayStation, perché non mi conviene, non conviene. Cioè, quando hai già il pass... bella questa visuale. C'è sempre superiore, non c'è niente da fare. Certo, se arriverà il momento in cui dovrò cambiare scheda video, e là saranno cazzi. Là saranno veramente cazzi. Però non ho ancora intenzione, ecco. GG, vabbè. Flamingo, su che macchina giochi? Sei stato eccellente. Lui dice solo così. Sei stato eccellente. Ok, si va di retro gaming e ce ne sbattiamo. Bravo, Flamingo, bravo. Sempre stata questa la mia... diciamo... la mia filosofia. Alla fine basta giocare, ragazzi. Basta giocare ai giochi belli. Di qualunque console... importante è giocare. Gli sbarazzato. Madonna, così. Jumpscare. Però, ecco, come in tutte le cose, bisogna avere un equilibrio. Cioè, sì, è vero, bello il retro gaming. Cioè, io lo so, perché sono un fautore. Però non solo quello, ragazzi. Non solo quello, mi raccomando. Giocare anche roba nuova. Nuova, de pacca. Se si ha la possibilità, ovviamente. Roba nuova, de pacca, bella. Aggiungo, ma era sottinteso. Bello il fatto che ho spaccato il... ah, ok. Finito? Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Comunque è passato un'ora, sembrano 10 ore. Ok. Io questo faccio ora. E fai bene. Eccoci qua. Ah, ecco. Questa è la grotta dove non si poteva entrare prima. Covo di terror. Ah. Ma sai cosa? No, sono spawnate di nuovo. Ma tu sei folle. No, tu sei folle. Sei fuori di testa. Cioè, io secondo te mi metto a me... no. Cioè, secondo te io mi metto a... no. Io lo sapevo che non erano contate. Lo immaginavo. Ok.
prendiamo. No, dai, prendiamoci un vestitino. Toh, tiriamocelo anche. Ah, proprio così, nero. Completa il covo di terror. Raccogli le cao. Oddio. Qua siamo vestiti tipo Weekend col morto. Che scheda hai, Flamingo? Sto giocando Super Mario Kart. Vabbè, pane. Perché Crash Bandicoot XS, pane sempre. Ora come ora. Una GeForce GTX 1060 Super. E ho scaricato tutti i DLC. Quindi li giocherai. Non lo so, ma ragazzi, ma secondo voi... Dai, io gli do un'altra... Gli faccio un'altra run. Non ce la faccio. È troppo... È più forte di me. Dove era? Qui? Io gli faccio un'altra... Un'altra velocina, eh. Un'altra velocina. Ah, ok. Eh sì, al nuovo... sì, al vecchio livello, il primo livello. Perché ho dimenticato la A di Kao e la O di Kao. Quindi andiamo avanti finché non troviamo la K. Almeno diciamo, ok, da questo momento possiamo trovare le altre. Ok. Sono DLC gratis per nuovi abiti. Ma dove li scarico questi DLC? Non... Cioè dal menu principale? Store PS4. Ah, ma io non sto giocando su PC, eh. Sono su... L'hanno dato gratis su Epic Games. Quindi ho sfruttato la... Il fatto che non devo pagare. Comunque, era qui, no? No, eccolo. Sicuro, dietro la cascata. Beh, sì, lo sapevo. Tu devi giocare a Medieval e streamarlo e diventare Marco Nero in live. Sto cazzo di Medieval, madonna. Certo che lo gioco. Certo che lo gioco. Ah, dallo store su Epic si può? Ah. Ok. Comunque, devo ancora guardare il video del gioco che mi hai detto, Flamingo. Ormai appena finisco sta roba, ci guardiamo il trailer e poi mi sa che stacco perché... Sono un po' stanchino, come diceva Forrest Gump. Oh, era qui? Non ci credo. No, non è qui. No, boh. Anzi, dov'è la O? Cioè, deve essere qui, per forza, da queste parti. Aspetta. Com'è che non ho esplorato... No, forse ho capito. Forse ho capito. Aspetta, aspetta, forse ho capito. Poi vorresti fare un ride? Facciamo il ride, non lo so. Solo che un ride con tre persone è un po' sprecato. Aspetta, non è che è qui. Ma io qui c'ero stato. No, aspetta. È qui. No. Cazzo, ma dov'è la O? È qui, eccola. Cazzo, era così semplice. Che te frega, non aiutatelo. Che te frega, niente. In realtà mi frega, però. Ormai guarda. La O di Cirios. Infatti l'ho detto. I cereali al miele. Quindi bisogna per forza finirlo. Non aiutatelo. Ma sei una merda, Spyro. Rosario, ma cazzo, tu lo sai a memoria il gioco e non mi aiuti. Ma perché?
Cioè, focus. Penso che questa persona che mi è molto, non sa che ti maltratto. Addirittura siamo un po' troppo. Poi non mi sembra che tu mi maltratta, Rosario, e mi maltratti. Cioè, non mi fa piacere. Non essere maltrattato, ma il fatto che, cioè, tu credi che tu mi stia maltrattando, in realtà no. Il maltrattamento è ben altro nella vita. Comunque, basta. Non voglio neanche prendere basta. Cioè, tanto sono infiniti questi. Andiamo avanti, basta. Hola. Di cazzi. Per me già prendere le lettere va benissimo. Non so se ho dimenticato altre cose. Mi sa proprio di sì. Comunque, vediamo sto video. Flamingo, se riesci a linkarlo oppure vado io a vedere. Vabbè, vado io, tanto è uguale. Oh, guarda cosa è scomparso lì. Allora, vabbè. Aspetta. Mancava solo una gemma. Oh, cazzi, la gemma. Pozzo eterno, pozzo. Ah, ti seleziona la sfida. Allora no, ok. Pensavo fosse una sfida nuova. Ok. E menu principale, sì. Mi salva da solo, sì. Te piace trattino basso, ok. Ti consiglio. Va bene, dopo facciamo un raidino. Esci dal gioco. Oh! Allora. Vediamo. Andiamo su reaction. Allora. Mi dicevi, Flamingo, su YouTube. Mi dicevi. Come si chiamava? Intanto faccio vedere. No, aspetta. Cambio l'account. Ok. Ecco qua. Come si chiamava, Flamingo, il gioco? Se no me lo vado a ripescare. Ah, è il Pie. Ok. No, è il Pie. Vabbè, sì, era qui. Oddio. Oh mio Dio. Aspetta. Gameplay trailer. Vediamo. La Madonna. Stai scherzando? È stranissimo. Oh mio Dio, ma è strani. Aspetta però, che qualità. Perché? Esatto. Che bello, mi ricorda tanto At in Time. La Madonna, che figo. Vabbè, pane questo, dai, di cosa stiamo parlando? Questo è pane. Belle anche le animazioni, Sì, è folle completo, si vede. Che cosa sto guardando? Ma è bellissimo. Sì, è il classico platform. Ok. Ho capito delle cose. Allora. No, mette in discussione tutto adesso. Non sono più sicuro. Oh mio Dio, cosa? Vabbè, ragazzi, dai, ma perché? Ma è bellissimo. We are idiots. Vabbè.
No, io non so che dire, non so che dire, non me l'aspettavo sta cosa. Non me l'aspettavo così. Non lo so, sono interdetto. È inquietante. È strano, non lo so, boh. È particolare, curioso. Tutto. Io veramente, ragazzi, non so. È uno di quei giochi che guardi il trailer e dici. Non dici nulla, sono senza parole. Non ho commenti. Non ho commenti. Devo provarlo. Era solo per due, vai tranquillo. Beh, no. Però, diciamo che dovevi avere dei dubbi già da Demon of Bad Taste. Sì, però finché si tratta di cose, no? Di scrittura. Cioè, fare le cose così, tipo la Banjo-Kazooie, va bene, ma addirittura violenza visiva, cioè, blasfemia, perché si tratta di quello, ragazzi. Ho visto delle cose. Cioè, io non ho niente. Cioè, nel senso, la blasfemia, se è fatta bene, guarda, è una forma d'arte, ti direi anche, no? Ma sì, sembra fatta bene qui. Papà, hanno sempre sto tic. Ce n'era un altro che forse avevi già visto. Silo Sibyl, vediamo. Io eviterei di portarlo su Twitch, ma no, perché? Dai, è un gioco. Perché dovrei evitare? Si può ancora. Cioè, com'è che si chiama? Aspetta, mi sono già dimenticato. Silo Sibyl. Ok. Ah, sì, quello in stile. Sì, questo l'avevo già visto. Sì. Vabbè, lo faccio vedere, ragazzi, per chiunque non l'abbia visto. Questo. Allora, scusate, eh. Metto reaction. Poco faccio, io bestemmio sempre. Ogni 3x2. Vabbè. Ciao Tartarugo! Bei capelli, vaffanculo. No, si scherza, si scherza. Oh, scusami. Battuta di merda, risposta di merda. Comunque. Questo è Silo Sibyl. Crash Bandicoot, praticamente. Eccoci. Non vedo l'ora. Al massimo quando lo porti metti il disclaimer e evitate i minori. Infatti. Beh, che a parte che ce l'ho già il disclaimer evitate i minori. Cioè, vabbè, palesemente Crash, ma proprio. Ce l'ho già il disclaimer all'inizio. Quando uno entra per la prima volta in live, c'è scritto che è evitato ai. Cioè, canale consigliato ai maggiori di 18 anni. Quindi non servirebbe neanche. E lo fai. Anzi, se lo porti. No. Era giusto prima, Flamingo. Quando lo porto? Anche questo quando lo porto? È strano anche questo, eh. Non è particolare. Mi piace. È anni 90, proprio lo stato puro. Poi, oh, è copiato da Crash, quindi come fa a non piacermi? Domanda, domanda domandona. Com'è possibile che non mi piaccia? Ti consiglio un gioco che forse lo conosco. Un gioco del Mega Drive si chiama Boogerman. Certo che lo conosco. È uno di quei giochi proprio molto molto satirici che uscivano per Mega Drive. Era in stile Earthworm Jim, per capirsi. Sì, lo conosco. Non sono un grande fan di quei giochi là. Anche Earthworm Jim l'ho giocato, però non ci sono mai andato pazzo, pazzo, capito? Per il level design, poi erano difficilissimi, complicati, intricati. Però ne riconosco l'importanza e il fatto che siano comunque giochi rimasti nella storia, però proprio di gusto
anche a livello di estetica, eccetera, questi giochi un po' weird, mi sono mai andati troppo a genio. Ma pure Apocalisse è un gioco bellissimo che io porterei in live. Apocalisse. Ma quando mi dici Apocalisse mi ricorda Apocalypse con Bruce Willis. Per PS1. È quello? Sì, non ci sono altri. O no? Sì, non... è Apocalypse, dici, Flamingo? Ah, infatti, ho detto, ma che cazzo è Apocalisse? Apocalypse. Madonna, che bello. Con il doppiaggio italiano scrauso. Occhio, occhio, non è vero. Non è per... cioè, sì, però è rimasto... cioè, non è fatto proprio male, male, male come altri, devo dire. C'è il doppiatore ufficiale di Bruce Willis, che doppia Bruce Willis. Poi anni 90 proprio, tenetelo a bada in quella cella, tipo, tutto così, fatelo uscire dalla cella, fatelo. Soul River PS1, vabbè, Soul River PS1 è uno dei doppiaggi più belli, ha uno dei doppiaggi più belli della storia dei giochi, soprattutto ai tempi della PS1, cioè, Soul River, ragazzi. Adesso io non voglio fare la reaction, perché con questa cosa mi è venuta in mente, visto che non c'è ancora un'idea per il prossimo Marte Discord, ve la butto lì. È un'idea, non si sa se lo facciamo o no. Ma fare tipo una selezione su Discord, cioè gli abbonati che stanno su Discord, dei giochi con il miglior e il peggior doppiaggio. Anzi no, il miglior doppiaggio, non il peggior. Il miglior doppiaggio è reactarli in live. Magari ne scegliamo tre a testa. Dipende quanti partecipano, ovviamente. La butto lì come idea. Però effettivamente... non lo so. Boh. Non lo so quanti ce ne siano. Di belli, belli, belli. Vabbè, Metal Gear Solid... allora, Metal Gear Solid è un discorso un po' particolare. Diciamo che il doppiaggio è bello sentito, è bello caricaturale, è riconoscibile, è rimasto impresso. Però a livello tecnico non è che sia un doppiaggio... cioè... rendiamoci conto, il colonnello come parlava, hai capito? Aveva un po' di problemini. Però, cioè, io ce l'ho proprio impresso. Impossibile giocare Metal Gear senza il doppiaggio in italiano, secondo me. A proposito, ho iniziato anche Rayman. Quando lo cominci, se non l'hai mai giocato, lo perdi psicologicamente. Il primo Rayman l'ho giocato da piccolo, però non l'ho mai finito. Cioè, non sono mai andato oltre i primi livelli. Per cui c'era Bullup che mi chiedeva quando iniziamo a giocare Rayman. Prima o poi anche quello lo gioco. Prima in lista c'è Bugs Bunny Lost in Time per PS1, quindi prima si fa quello nel caso. Però sì, prima o poi si fa anche quello. E vorrei ben vederlo, sto giocando e sto bestemmiando un casino, soprattutto immagino per prendere tutte le casse. Cioè le casse, le gabbie. Quello è impensabile, ragazzi. Cioè, quella è una roba assurda. Tra l'altro devo cambiare categoria da mezz'ora, però vabbè. No. E quindi niente, non so che cosa fare per il prossimo martedì Discord, sinceramente. Aspetta che mi prendo un po' di... comunque Tartarugo, cazzo, mi dispiace trattarti così, ma... a parte che forse sì, mi hai preso in un momento un po' del cazzo, perché... è un momento, ragazzi, non mi vedete un po' così. Mi dispiace trattarlo così, però che cazzo, cioè vieni così in live. Cioè, che poi non mi dà fastidio. Non mi dà fastidio, però capisci che... è una roba da quinta elementare. Io sinceramente avere a che fare con robe da quinta elementare. Cioè ho poca voglia. Cioè ho altri cazzi nella vita, ragazzi. Cioè
Vabbè, cioè, mi dispiace perché mi sono reso conto adesso. Magari si è offeso, non lo so. Io non voglio mai offendere nessuno, sapete. L'ultima cosa che voglio. Però, cioè, non ti puoi proporre così. Ok, che non sei uno nuovo del canale. Ok, comunque, sei uno che va e viene, come ce ne sono tanti. Anche storico, se vogliamo, no? Trattare Ugo Splinter che aveva cambiato il nick. Prima era un altro nick. Però niente, neanche un ciao, buonasera, come stai? Ragazzi, cioè, è ovvio che reagisco così. Già mi girano i coglioni, ma... Cioè, poi sono cose, cioè, non è che me la prendo perché... Cioè, io sono il primo a fare battute del cazzo, ok? Però sono delle battute contestualizzate, no? Così. Cioè, così non ha senso, capito? Cioè... lo so, Wolf, però ogni tanto... ecco, ogni tanto, visto che tu sei nuovo, ci sono questi spunti di riflessione che faccio, no? Con i ragazzi. I ragazzi lo sanno ormai, che a volte quando... Cioè, a volte parlo anche di cose fuori, ma a volte, molto spesso in realtà, parlo anche di cose fuori dalle live, proprio comportamenti, cose che accadono, comportamenti a livello di Twitch, di cosa accade su Instagram, per esempio, su... Cioè, mi piace spaziare su queste cose perché reputo siano cose importanti da non sottovalutare, anche perché la community che... Cioè, io se ne parlavo con Francesco... intanto bevo perché sennò la gola. Oh, ragazzi, lo yogurt da bere pazzesco, lo consiglio a tutti. Vabbè, comunque stavo dicendo, se parlavo con Francesco, la community, fortunatamente questa è una grande fortuna, la community che abbiamo, seppur molto piccola, è costituita da persone che non rompono il cazzo. Cioè, sono persone educate, gentili, ci troviamo bene, siamo in sintonia. Abbiamo anche tu, Lone Wolf stesso. Abbiamo le... insomma, si capisce lo humor subito a pelle. Nessuno si offende perché si sanno fare le battute, come per esempio a differenza di Tartarugo, per esempio, che c'è questa piccola mancanza, però, cioè, nel senso, ogni tanto ci sta che, no, però quando c'è, quando accade, mi sento di notificarlo perché è importante non abituarsi anche solo per una persona o un evento o un qualcosa che dia fastidio, non passarci sopra. Secondo me è importante perché così si tiene questa forma di educazione, di... No, non di educazione. Questa forma di... ma c'era una parola specifica. Equilibrio. Sì, è un equilibrio che, anche se vedi, c'è stona quella cosa là di Tartarugo, perché finora, comunque, cioè, anche se si fanno le battute così, si è sempre, no, trovato un contesto. Così stona... Ma è una cosa che mi è rimasta, perché dico, ma c'è qualcosa che non va, capito? Giusto, ti trattano bene, quelli che sono cattivi. No, mi trattano molto bene. E io tratto bene voi. Cioè, Rosario, adesso, a parte gli scherzi, lo so che tu sei un po' così, ormai ti conosciamo, però... mi piace questa cosa della nostra community. Perché alla fine ci vogliamo bene tutti. Ci sono gli scazzi ogni tanto, perché ci sono, ma scazzi... Cioè, piccoli rispetto alle cose incredibili. Però, ragazzi, cioè, io mi trovo bene. Mi trovo molto bene. E io sono convinto che la chat, le persone in chat, siano uno specchio di quello che si fa in live, della persona che sta streamando. Perché le persone che non vanno bene vanno a fanculo, proprio naturalmente. Invece le persone che vanno molto bene... che vanno d'accordo, rimangono naturalmente sempre. È una cosa che ritorna, cioè, essere gentili col prossimo, andare d'accordo, non fare cazzate, non fare... insomma, anche avendo dei dibattiti accesi, però rimanendo sempre su il fatto che si sta parlando di cose non tanto importanti. Cioè, se io dico... mi piace un casino della Stovaz per come è scritto, c'è Fede che mi dice, non capisci un cazzo,
Comunque c'è il battibecco, però finisce là, perché dico, vabbè, sti cazzi, ragazzi, cioè, ci sono cose molto più importanti, cioè, capito? Capisco, vabbè, ma noi siamo grandi, 37 anni, vabbè, infatti, cioè, capisci che anche questo, non sei il solo, Wolf, ci sono tanti, tipo Evil Virus, ci sono utenti che sono molto più grandi, ma è perché l'età anagrafica nostra è più in alto. Cioè, nel senso, anche i discorsi che facciamo in live sono seguibili da persone, diciamo, un pochettino più spigliate, ecco. Quindi è normale, è tutto naturale. Cioè, il fatto che quando fai le cose bene ti ritorna non è un detto a caso. È una cosa vera che io rivedo. Perché quello che fai, alla fine, lo ricevi prima o poi. È inutile. Lo ricevi. Magari ci vuole del tempo, magari ci vuole tanto sacrificio, però ragazzi, la vita funziona in questo modo. Se fai il coglione, rimani un coglione, quindi è già un danno di tuo, perché è già una vita sprecata. E rischi, anzi quasi sicuramente, rischi di attirare altri coglioni. Se invece fai la persona corretta, educata, gentile, altruista, eccetera, eccetera, ragazzi, prima o poi ritorna. Fidatevi. Soprattutto per voi stessi. Cioè, questo è già... Cioè, in primis voi stessi. Poi, se è un effetto collaterale anche sugli altri, ben venga. Come dirtelo bene, sono pazzi. No, mi trattano molto bene. Alcuni, non te, Rosario Spyro. Te no, te non mi tratti bene. Comunque, io sto esplodendo. Sono stanco, veramente stanco. Ci vediamo in live lunedì. Ci vediamo in live lunedì con Crash Bandicoot 4. Dovremmo... Ah già, il ride. Non mi ricordo neanche più come si fa. Cioè, no, aspetta. Sì, facciamo sto ride. Allora. Depeche mode. Allora. E sì, appunto, lunedì alle 22 Crash Bandicoot 4. Forse ci sarà Francesco, forse no, chi lo sa. Allora. Ok, perfetto. Depeche. Sta giocando Hogwarts Legacy, giusto? Sì. Essere lui. Perfetto. Allora, sì, ci vediamo di là e... Sì, perché tanto faccio solo un saluto così e poi vado a letto, ragazzi. Sono veramente distrutto. Ci vediamo lunedì, ragazzi. Intanto stacco così. Ciao, grazie per aver seguito. Vi voglio bene. Ci vediamo. Ciao. Vi mando da Depeche_basso_. Ciao!